Allora. Ok. Buongiorno Matteo, ben arrivato e grazie di averci accolto nel vostro vigneto a casa vostra. Grazie a voi per l'invito, più che altro. Siamo nell'azienda tenuta dell'Ugolino, Sì. un'azienda storica, ormai storica, che si trova a Castelplanio. E Matteo, che ci sta accogliendo, insomma, nella sua tenuta, qui vedete nello sfondo, riusciamo a vedere degli ulivi e anche, vabbè, una parte di bosco che si trova nella zona. Quindi Matteo ci ha accolto con questo bello sfondo, anche questa bella prospettiva per il futuro, direi. Esattamente, esattamente. Tu mi hai detto che ti posso tranquillamente registrare, possiamo effettuare la registrazione, quindi io sono partita con la registrazione. Sì, va Basterei un benissimo. attimo intanto a farti una prima domanda, quella insomma introduttiva, dove tu ci racconti in maniera abbastanza concisa la storia dell'azienda. Assolutamente. Allora, l'azienda nasce nei primi anni del 1980, grazie al papà di Andrea, che è l'altro socio della cantina. E lui all'inizio faceva un altro tipo di lavoro perché lavorava presso un'azienda che produceva petrolio e ha girato parecchio il mondo. A un certo punto ha deciso di ritornare nella propria terra d'origine. E stabilizzarsi qui e dare il via a questa realtà, a questa piccola realtà. All'inizio ho acquistato un casolare con un piccolo vigneto. Lavoravano le uve, ma non producevano vino, quindi queste uve venivano vendute. Poi, piano piano, con l'ingresso di Andrea, l'attività si è evoluta e hanno iniziato a vinificare i primi vini, sono nate le prime etichette, e quindi è stato come un germe che è nato e si è sviluppato. Nel 1993 è stata fatta la prima etichetta delle Piaole e poi nel 98 è venuta la nuova etichetta del vigneto del Balluccio. Ok, allora praticamente questa azienda è nata quasi per caso, possiamo dire. Assolutamente, come penso la maggior parte delle attività che ci sono, delle cantine marchigiane, ecco. Ok. Ecco, diciamo che il papà di Andrea l'ha acquistata per passare il suo dopo attività lavorativa, per rilassarsi in campagna. Esattamente, sì, e voleva ritrovare quel contatto con l'origine e quindi ha acquistato questo casolare per coltivare qualche ortaggio e comunque dedicarsi un po' all'agricoltura. Con il fatto poi che c'era questo piccolo appezzamento di vigna, hanno iniziato anche a lavorare le uve e da lì piano piano si è evoluto. È nata la cosa, poi Andrea, il figlio, che lavorava Esatto. come cantiniere, da quello che mi ricordo, presso un'altra azienda, e Sì, quindi era, diciamo, formato in questo senso, no? Lui anche perito esattamente. Si era... agrario. sì, lui è perito agrario, si era fatto questa formazione comunque lavorando presso un'altra cantina e quindi piano piano si è inserito nell'azienda, prima svolgendo ambedue le funzioni, quindi lavorava nell'altra cantina e lavorava in questa piccola realtà e poi piano piano è diventato il suo lavoro principale. E poi ha inserito anche me quando il papà di Andrea non riusciva comunque più a stare dietro alle attività della cantina e quindi adesso siamo io e lui che gestiamo la cantina insieme. Ok, quindi la prima etichetta è nata quando Sì. Andrea è entrato effettivamente in azienda. Ecco. Esattamente, quando Andrea è entrato in azienda si è deciso di fare le prime selezioni e quindi di dare il via alle prime etichette, quindi lavorare con una maggior qualità sui vini e dare il via alle produzioni delle bottiglie. Perfetto. E, il nome tenuta dell'Ugolino. Sì.
Allora, il nome tenuto dell'ulino è in onore, tra virgolette, del nonno paterno di Andrea, che veniva chiamato, si chiamava Ugolino. C'è un rapporto molto speciale con questa persona perché lui era nell'effettivo un mezzadro, quindi lavorava la terra e aveva comunque rapporti con le persone del paesino. E era un personaggio molto particolare, organizzava feste e si dedicava comunque anche alla vita mondana. E per questo c'è stato, si vuole ricordare questa persona e hanno dato il nome alla cantina pensando Esatto, hai detto giustamente, hanno dato il nome a lui. Esatto, sì. perché tu Esatto, sei subentrato in un secondo momento. esattamente, esattamente. Ok, quindi se mi dovessi dire i ruoli delle persone, dei titolari attuali, ma nel tempo, sareste voi due. Sì, adesso come adesso siamo noi due. Ovviamente prima era Andrea che gestiva tutto lui e io gli davo solo una mano ogni tanto, occasionalmente, comunque nella tenuta della contabilità, così. Poi piano piano mi ha chiesto di inserirmi all'interno dell'azienda e piano piano ho fatto le mie esperienze, le mie conoscenze, soprattutto sul campo ovviamente, e adesso lavoriamo tutti e due a tempo pieno nell'attività. A tempo pieno proprio a 360 gradi e 24 ore su 24 praticamente. Allora, Andrea, diciamo, essenzialmente si occupa di vigna e cantina. Esattamente, sì. E io gestisco la parte della contabilità, rapporti con i clienti e poi ovviamente anch'io mi dedico a cantina e vigna. Ovviamente essendo solo noi due a gestire tutto diventa importante una collaborazione in tutti i settori Certamente. e quindi ovviamente da lui c'è l'esperienza e ci sono i studi riguardo alla vigna e io ho fatto ragioneria quindi ho più che altro dei studi riguardo contabilità quindi questa parte qua e gestisco maggiormente la parte contabilità e i rapporti con i clienti. Ok, però lavori anche in vigna e lo so perché ti ho visto Sì, farlo. assolutamente. Sì. Ok, parliamo a questo punto delle vigne. Sì, allora, Diciamo quali sono, sì. noi abbiamo attualmente 12 ettari di vigneto, tutto verdicchio ovviamente. Abbiamo 7 ettari di proprietà e 5 in affitto. Intorno alla nostra cantina abbiamo 4 ettari, poi abbiamo altri 3 ettari a Monte Carotto e altri 3 ettari a Cupramontana e la restante 2 ettari sempre qui vicino a Castelplani. Questo Ok. sono un po' il nostro posizionamento. L'età delle vigne è pure diversa Sì, perché assolutamente, sicuramente. perché qui vicino alla cantina, da dove poi abbiamo il vigneto, da cui otteniamo il vigneto del Valluccio, il vino, il cru, l'età della vigna è all'incirca sui 25-30 anni. Mentre la restante parte, ci sono delle parti un po' più giovani, soprattutto nella parte di Monte Carotto, dove abbiamo impiantato la vigna 4 anni fa, fino a un'età media dei 15 anni. Ok, la vigna di Monte Carotto, se non ricordo male, è Sì, quella che è nata in bio. esattamente, sì. Da lì abbiamo iniziato questo nostro processo di trasformazione, tra virgolette. Noi personalmente siamo stati sempre molto attenti a lavorare rispettando la natura, però dal 2017 abbiamo iniziato questa conversione e quindi produciamo vino ottenuto da uve biologiche. Allora, da quella vigna lì, dalla vigna di Montecarotto, sono tutte uve biologiche. Sì, Dalle altre vigne è in conversione. e quindi questo è il terzo anno di conversione, quindi produciamo ufficialmente del vino prodotto da uve biologiche. Ecco, quindi la vendemmia di quest'anno Sì, esattamente. sarà effettivamente una vendemmia biologica Biologico, certificata. esattamente, sì.
su tutte le vigne a questo punto. Sì, su tutta la nostra proprietà, insomma. Questo è stato un cambiamento, quindi, della vostra azienda notevole in Allora, questi primi anni. più che altro è stato un cambiamento a livello di carte, perché per il resto noi quello che facevamo prima l'abbiamo continuato a fare, perché comunque non usavamo prodotti chimici, cercavamo quindi di rispettare sempre al massimo la natura. Quindi è stato un passaggio prettamente cartaceo rispetto a quello che effettivamente facevamo. Ok, quindi diciamo l'aspetto burocratico, fra Esattamente, virgolette, per poter esattamente. mettere la fogliolina sulla bottiglia. Esatto. Ok. Però di fatto voi non avete mai fatto di diserbo chimico. No, noi facevamo sempre solo, comunque toglievamo manualmente le erbacce oppure utilizzavamo gli strumenti manuali comunque per togliere erbacce vate, insomma. Ok, e quindi insomma direi una modifica sostanziale non c'è stata, nel senso che siete passati da quello che facevate a certificare quello che facevate. Esattamente. Ok, tra l'altro mi avevi accennato che in futuro certificherete tutta la filiera, cioè anche la cantina. Sì, questo è in programma anche questo passaggio. Poi adesso purtroppo con il periodo del Covid non siamo riusciti più a portare avanti questo programma, però è una cosa che faremo nel breve periodo. Ok, quindi è una cosa per il futuro più o meno immediato, diciamo, no? Per il breve futuro, esatto, breve futuro. Breve futuro. E in questa attività, visto che siete solo in due, sono 12 ettari, 12 ettari e mezzo, comunque impegnativi, siete comunque supportati da un professionista, da un enologo che vi segue, giusto? Sì, dai primi anni del 2000 l'azienda viene seguita da Aroldo Bellelli, che comunque con lui c'è stato sempre un bellissimo rapporto, essendo compagno di scuola di Andrea, quindi si conoscono dai periodi della scuola. Sì. È una persona comunque con cui condividiamo le nostre idee, i progetti e quindi condividiamo in pieno la nostra azienda. Ma quando è subentrato? Ovviamente, Sì, scusa. sì, no. Dicevo, quando è subentrato Aroldo Bellelli, parliamo del 2000, quindi già si producevano tutti e due i vini, sia la Esatto. Lepia Ole che Vigneti del Balluccio. Sì. È cambiato qualcosa nello, diciamo, nelle pratiche agricole? Cioè. Allora, sicuramente la mano di Aroldo ha dato, principalmente Andrea, perché io ancora non ero all'interno dell'azienda, una mano nel lavorare nel miglior modo, soprattutto in vigna, perché uno dei motivi principali di Aroldo è quello di cercare di rovinare il meno possibile quello che la natura ci dà. Quindi è importante questo passaggio perché ha dato consapevolezza nel dover lavorare il meglio possibile in vigna. E poi cercare di toccare il meno possibile l'uva che si ottiene. Quindi è stato proprio questo concetto quello che ci ha dato Aroldo. Aroldo, ok, e con cui collaborate in maniera molto positiva? Sì, assolutamente. Oltre che un rapporto di lavoro, ovviamente c'è un rapporto di amicizia, quindi anche quella è una cosa molto importante perché riesci a lavorare sempre al meglio, si riesce a dirsi sempre le cose con la massima sincerità e è una cosa molto importante. Ok, e questo apporto di Aroldo ha cambiato qualcosa anche nello stile di vinificazione Ma dei vini? a livello di vinificazione più o meno siamo rimasti sempre sulla stessa linea, perché comunque noi crediamo molto nell'acciaio, quindi lavoriamo esclusivamente con l'acciaio e quindi lo facevamo prima e l'abbiamo continuato a fare con Aroldo.
Quindi questo è un processo su cui Haroldo era soddisfatto del lavoro che facevamo prima e abbiamo continuato su questa linea. E il vostro stile di vinificazione è acciaio, solo acciaio? Sì, Però un noi cambiamento in questi ultimi anni c'è stato. sì, abbiamo iniziato a lavorare con i lieviti indigeni. Ok, da Sì, quanto? Due, tre anni? dall'anno scorso Dall'anno praticamente, scorso. con la vendemmia del 2018, scusami, la vendemmia del 2018. Quindi questo primo passaggio l'abbiamo fatto inizialmente solo con il vigneto del Valluccio. Quindi con il vigneto del Valluccio annato 2018 abbiamo iniziato a lavorare con i lieviti indigeni. Ok, e avete in programma Sì, di estenderlo? di estenderlo anche per le piole. Non quest'anno, non lo sapete ancora? Sì, dovremmo iniziare con quest'anno. Ovviamente bisogna vedere quello che sarà poi al momento della vendemmia, però il nostro progetto è questo. Quindi nell'annata scorsa abbiamo fatto delle prime prove e poi dal prossimo anno inizieremo a inserire qualcosa. Ok, una cosa che non ti avevo chiesto prima, la natura dei terreni dove sono i vostri vigneti è Sì, allora, abbastanza... nella parte qui dove abbiamo il vigneto del Valluccio, da cui teniamo il vigneto del Valluccio, è un terreno principalmente argilloso, quindi ci permette di dare corpo e struttura al vino. Nella restante parte invece è principalmente, da una parte comunque sabbioso, e ricco di scheletro. Quindi da cui riusciamo a ottenere più mineralità e più freschezza nel vino. Infatti è da questi altri appezzamenti da cui otteniamo le Piaole, che è un vino comunque fresco, minerale. Ok, quindi diciamo le due, voi fate tre vini a base di verdicchio, uno è lo spumante, Sì, ok, ma esatto. essenzialmente diciamo, la produzione è incentrata sulle Nelle Piaole, due. che è stata la prima Esatto, sì. etichetta, Esattamente. e da qui che praticamente è un mix, un blend di Un blend. uve che vengono Esatto. dai vari vigneti, da Dai vari Castelplanico, vigneti, eh. È un Montecarolo. blend delle varie uve ottenute dai diversi colli, ecco, insomma, da Montecarotto, Cupramontana e una parte qui a Castelplanico. Mentre il vigneto del Valluccio è solo esclusivamente ottenuto da 1,5 ettaro di vigna. Ok, e quindi le Piaole, diciamo, rispecchia un po' la diversità dei territori e anche Sì. dei microclimi diversi. Esattamente, sì, è un blend dove comprende la varietà dei territori e dei climi. Ovviamente prendendo parte soprattutto anche qualcosa da parte di Cupramontana, c'è questa acidità spiccata che dà freschezza al vino. Ok, visto che avete questo cru, che è il classico superiore poi, no? Sì, esattamente. Che poi anche Vigneto del Balluccio, il nome è una storia, è sempre legato alla famiglia. È sempre legato, come ti dicevo prima, a Ugolino, che essendo, come dicevo, una persona molto particolare, era solito organizzare delle feste, delle piccole serate insieme a conoscenti e persone, e organizzava feste anche di ballo. E da lì quindi era soprannominato Balluccio. Quindi per il fatto proprio di organizzare feste di ballo. Allora da lì è stato dato questo nome che è Vigneto del Valluccio. Ok, quindi questo crew, che è una selezione naturalmente. Sì, viene fatta una selezione, una vendemmia fatta posticipata di 10 giorni per permettere comunque all'uva di maturare al meglio. Viene fatta una selezione in vigna dove vengono prese solamente i grappoli, quelli più vicini al fusto, quindi sono quelli più importanti, più
ricchi di sostanza. E poi ovviamente vengono lavorate con compressature soffici e viene preso quasi solo il mostofiore delle uve. E successivamente viene messo nelle vasche d'acciaio dove fa sia la fermentazione che poi l'affinamento finché non c'è il passaggio in bottiglia. In bottiglia, ok. E quindi da questo io mi sono chiesta, fate un verdicchio classico, diciamo che la maggior parte della produzione delle bottiglie, no? Della vostra, ecco, della vostra cantina. E per questa selezione avete intenzione di fare anche una riserva? Allora, il nostro progetto è quello di far passare il nostro crudine del Valluccio a riserva. Questo ovviamente per dare maggior importanza a questa selezione che noi facciamo, essendo una selezione molto importante a cui dedichiamo molto lavoro e tempo. Dalla prossima annata, quindi dalla vendemmia 2020, inizieremo a lavorare con il vigneto del Valluccio come riserva. Ok, quindi mi ripropongo di assaggiarlo non appena. Esattamente, esatto. Bisognerà attendere un po' di più rispetto al solito, ma. Esatto. Attendiamo volentieri. Esatto, va benissimo. Quindi, da questa, diciamo, come conclusione. Ne hai già parlato, ma te lo chiedo in maniera esplicita. E quali sono le caratteristiche che vi riproponete di trovare nei vostri vini? Allora, noi cerchiamo di fare principalmente due verdicchio fermi, quindi due verdicchio dove da una parte nelle piole cerchiamo di far vedere il lato fresco, minerale e giovane del verdicchio, quindi un vino, tra virgolette, facile da bere con questa spiccata mineralità e una buona acidità. Mentre nel secondo, nel vigneto del Balluccio, cerchiamo di dare più importanza alla struttura, al corpo e soprattutto alla longevità del verdicchio, perché non scordiamoci mai che il verdicchio è un vino che si presta molto all'invecchiamento. Quindi cerchiamo di lavorare in questo senso. Quindi facciamo due vini per dare due aspetti differenti del verdicchio. Da una parte struttura, importanza al corpo e dall'altra invece più mineralità, più freschezza. Nonostante poi queste caratteristiche ovviamente si mescolano tra di loro e si può ritrovare sia nell'uno che nell'altro vino. Certamente, certamente. Poi è una questione appunto di selezione, Sì. di tempo, di affinamento, eccetera. Bene, Finalmente, esatto. Matteo, io ti ringrazio per averci accolto nella tua casa, anzi nella tua vigna. Ci siamo anche potuti Grazie. godere questo panorama meraviglioso e ci auguriamo tutti, insomma, di poterci rivedere di persona e di fare questa visita dal vivo il prossimo anno, che le cose saranno migliori. Sì, speriamo veramente che si riuscirà a ritornare a una certa normalità e vi aspettiamo volentieri qui in cantina. E ovviamente ti volevo ringraziare per il tempo che ci hai dedicato. Siamo noi a ringraziare voi perché senza la vostra esistenza noi non ci saremmo e quindi C'è il ringraziamento è reciproco. una giusta collaborazione. Esatto, una giusta Come collaborazione. Grazie ancora, saluta anche Andrea da parte no, nostra. porterò assolutamente i saluti. Buon lavoro e tanti auguri. Grazie mille e buona giornata a te e a tutti voi.